Bentornati nella mia libreria. Non so da voi, ma qui si muore di caldo. Però io non ho resistito a farvi questa recensione, perché questo libro mi ha devastata dentro. Il libro di oggi è La palude delle streghe. Edito Neri Pozza, che ringrazio per avermi inviato la copia in collaborazione, e anche Giulia. E l'autrice è Jerka Kubsova. Io mi sono lasciata anche dei segni all'interno perché volevo rileggermi dei pezzettini finali che mi erano piaciuti tanto. E questo libro, che devo dire, è devastante dalla prima all'ultima pagina. Perché? Innanzitutto, il libro parte molto lentamente. Abbiamo due figure. L'età moderna, che è quella odierna, dove c'è una donna che le è sfuggito di mano completamente la sua vita. Questa donna si chiama Britta. E cosa succede nel libro? Si parte con la vita di Britta, che si trasferisce in una brughiera, in diciamo un terreno sconfinato dove c'è poca civiltà ma molto verde. All'inizio le sembra allettante cambiare aria, trasferirsi col marito e i figli, iniziare una nuova vita perché è un po' stufa della vecchia, però in realtà i problemi se li trascina dietro e lo capirà quando si trasferirà, perché la va a visitare in una stagione favorevole al meteo, alla natura, alle intemperie, però si trasferisce che inizia quel periodo buio, brutto, dove comunque la brughiera inizia a essere anche un po' nemica per chi non la conosce. Quindi Britta è sconfortata. Poi che succede? Nell'arco della storia si capisce che Britta in realtà non sta vivendo un matrimonio sereno. In realtà lei è molto insoddisfatta del matrimonio, adora i suoi figli, vive per i suoi figli, però col marito non va tanto d'accordo, anche perché vediamo questa figura del marito piano piano cambiare e venirci sempre più palesata, ecco. Nel frattempo, Britta, scavando nelle zone circostanti, scopre che in quella zona vicino alla palude è esistita, intorno al 1500 e qualcosa, una donna di nome Abelke. Questa Abelke era una ragazza, una donna che aveva una sua proprietà. Aveva gli animali, aveva il terreno, la casa e aveva anche un posto molto proficuo, dove lei viveva del suo lavoro, dei suoi animali, era una donna indipendente. E si sa che le donne indipendenti nel 1500 vengono viste molto male. Però non è quello che attira la cattiveria l'attira il vero e proprio terreno di Abelke, perché con l'inondazione estiva della palude, il suo terreno, insomma, le sue proprietà iniziano a disfarsi. Lei non riesce da sola ad aggiustare questa situazione. Iniziano a ribellarsi anche i suoi operai e alla fine un possidente della zona gli si ruba tutta la proprietà insieme a sua moglie. Abelke è scioccobasita, diciamo, perché lei è stata sempre una donna indipendente, è sempre cresciuta con la sua ideologia di persona, di chi vuole essere, quindi non accetta di essere messa da parte da questa persona. E in più lei, ovviamente, come ogni ragazza, aveva sognato un amore, si frequentava con un ragazzo, di nascosto lo confidava alla sua amica. Insomma, ci sono tante situazioni che poi non vi sto qui a raccontare, che leggerete nel libro. Però la cosa importante è che questa Belke, siccome dà fastidio alle persone, perché è indipendente, perché è libera, perché vuole la sua vita, cioè lei vuole solamente vivere in modo dignitoso anche se è una donna, questo porterà a infastidire qualcuno che la condannerà per sempre. Perché che cosa facevano nell'antichità? Quando nel Medioevo soprattutto eri una donna indipendente, eri una strega. E quindi la povera Belke verrà accusata di cose molto gravi. Ed è così che si intrecciano le vite di Britta e di Abelke, ma il romanzo è molto lento, cioè veramente tanto lento che tu assapori proprio secondo per secondo la storia, minuto per minuto,
E sei lì con il fiato sospeso a dire: ma che cosa succede? Che cosa succede? Perché, bene o male, secondo me, la vita di Britta te la puoi immaginare. Perché già prende quella direzione, ma quella di Abel che no, vi giuro, alla fine rimarrete tipo: non me l'aspettavo. Cioè, magari, è anche un finale che ci si aspetta, per carità, però fatalmente rimanere così che è bellissimo. Io ve lo straconsiglio, ovviamente vi ho detto un succhissimo della trama, però il mio parere personale è che è un romanzo lento, sì, ma non noioso, perché io spesso i romanzi lenti non li tollero perché magari si prolungano di capitoli, invece qui non ci sono parole né scontate e né per prolungare la storia, cioè tutto quello che succede succede per un motivo e non è stato scritto giusto per mettere un capitolo in più o parole in più per fare la storia un pochino più corposa, anzi il libro ha tanta corposità già di suo con questi capitoli. E mi piace molto il modo di scrivere dell'autrice perché, nonostante, vi ripeto, sia una storia molto lenta, non annoia mai. Anzi, sei portata a chiederti che cosa succederà. A me, ad esempio, questo mi è capitato di leggerlo molto lentamente perché avevo da fare degli impegni personali e stavo lì a pensare: ma chissà che fine faranno Britta e Abelke di continuo. Poi vabbè, io gioco in casa perché le streghe sapete che sono la tematica più amata da me, insieme al fantasy e vampiri. Però questo vi dico, è un libro di narrativa adatto a tutti, non solo a chi ama le streghe, perché è una storia di due donne, parla di femminismo buono, parla di emancipazione, parla di crescita personale, ha davvero tantissime tematiche dentro e poi soprattutto dà cenni sull'Inquisizione, cosa che al giorno d'oggi il genocidio delle donne del Medioevo è quasi surclassato, cioè nessuno ne parla. Nessuno ne cita mai, invece io ultimamente sto facendo un sacco di collaborazioni a questa tematica perché ci tengo tantissimo. Altra cosa, la storia di Abel, che in realtà è una storia vera. È romanzata dall'autrice, però è una storia vera. È esistita davvero questa Abel che aveva questo terreno. Poi, se leggete il libro, ovviamente ci saranno le spiegazioni proprio all'epilogo e vi spiegheranno la storia di come è stato ritrovato l'archivio di questa Abel, che chi era in realtà e tutto il resto. Io ve lo straconsiglio, questo per me è un super sì. Poi vabbè, la copertina, la cover parla da sola, cioè vi dà proprio l'idea della povera donna che hanno accusato di stregoneria nel passato, questa copertina bellissima. Ringrazio ancora Giulia e la Neri Pozza per questa copia perché davvero mi hanno resa felicissima, non potete capire quanto lo desideravo leggere tantissimo questo libro. Noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video, però prima vi ricordo innanzitutto di seguire Neri Pozza e poi venite a seguire me, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento per farmi capire che avete gradito il video e seguitemi sugli altri social dove pubblico più spesso. Alla prossima, ciao!